Buongiorno, sono Marco Olivieri, uno dei due fondatori della Mercanti di San Benedetto del Tronto. La Mercanti è nata nel 1997 e oggi è un punto di riferimento per la pubblica amministrazione e per l'azienda privata nei mobili e negli arredi per un ufficio moderno e nella logistica di magazzino. Soprattutto è conosciuta per l'apporto di soluzioni concrete e capacità di affiancare il cliente fino al raggiungimento degli obiettivi. Da circa gennaio 2009 è online il nostro store uffigue.com, l'office boutique virtuale e polifunzionale di design e ergonomia. I primi in Italia ad offrire un archivio selezionato delle migliori proposte nazionali e internazionali di poltrone ergonomiche e arredamenti per un ufficio moderno. Il nostro corporate blog, le nostre pagine su Facebook, i nostri account su LinkedIn, YouTube, Twitter oggi ci consentono di avere un rapporto diretto con i nostri consumatori, senza intermediari, con grande vantaggio per entrambi. Da una parte i consumatori possono esprimersi per migliorare il prodotto e il servizio che già ricevono e dall'altro l'azienda può ascoltarli migliorando un servizio che verosimilmente potrà attrarre altri prospects ma che sicuramente farà felice quelli attuali. È una situazione nuova che investe tutta la struttura aziendale con un cambiamento incisivo e radicale nel modo di presentarsi all'esterno, quindi un'azienda aperta, trasparente, dinamica. In questo processo sono tutti coinvolti, dal management al marketing fino agli impiegati, e tutti con la stessa importanza. Per il consumatore ciascun dipendente rappresenta l'intera azienda. L'obiettivo dell'utilizzo dei social media è quello di fornire valore al consumatore, cercando di stimolare esperienze positive nei consumatori e di costruire relazioni e contatti di qualità. Il passaparola non è altro che un effetto del valore percepito dalle persone per i contenuti creati. E il consumatore agisce, vuole soprattutto esperienze più che prodotti, è guidato dai sensi e dalle emozioni e concepisce il consumo come espressione della propria identità. Se un consumatore si sente libero di esprimere la sua opinione direttamente all'azienda, se si sente ascoltato e perché no anche esaudito nelle sue richieste, è un consumatore felice. E un consumatore felice acquista proprio quel prodotto perché lo sente più suo. La Mercanti parte dal presupposto che i mercati sono conversazioni. E la costruzione di un dialogo, di una relazione con gli utenti sono elementi centrali. Come ad esempio il blog, il nostro blog è una sorta di diario aziendale digitale che è a disposizione degli utenti. E la comunicazione è bidirezionale, aperta e trasparente, che sappiamo che soltanto attraverso la trasparenza possiamo costruire la fiducia che è alla base della reputazione. Penso che utilizzando al meglio questi strumenti, dando informazioni utili, incanto risorse, creando empatia, il mezzo comincia ad essere veramente utile. Con maggiori accessi allo store, miglioramento del tasso di conversione, aumento delle richieste di informazioni e di approfondimenti. Parlare di ROI delle campagne di social media marketing di rapporto costi-benefici è doveroso, però va fatto in un approccio di lungo termine e tenendo conto che le relazioni costruite vengono mantenute nel tempo.
La differenza in questo caso di valutazione del ROI rispetto all'approccio tradizionale è quella di tenere presente che social media significa condivisione, significa dialogo, relazioni con le persone e quindi limitarsi alla semplice analisi finanziaria di tipo tradizionale sarebbe certamente un errore. In futuro la Mercanti vuole essere sempre più un'azienda user-centric, vuole mettere l'utente al centro dell'attenzione ed il cardine è la trasparenza del rapporto con i suoi clienti. Le relazioni infatti sono il nuovo vantaggio competitivo. E da parte nostra cercheremo di dare sempre più al consumatore una ragione per partecipare. Se le persone non percepiscono di ottenere un valore aggiunto al condividere le loro opinioni, non verranno da noi. Noi invece vogliamo fare colpo sui nostri clienti, ricompensandoli, coinvolgerli con promozioni riservate e informazioni esclusive, aggiornamenti sui nostri settori e prodotti, informazioni, insomma, che non possono essere reperite altrove. Cercheremo poi di non parlare agli utenti, ma soprattutto di ascoltarli. Tutte le tecnologie, comunque, secondo il noto ciclo di hype, vivono un momento di euforia che poi porta ad una disillusion e ad un assestamento. Noi cercheremo di non affidarci solo agli strumenti, ma di servirci di essi per sviluppare reali e proficui rapporti. In realtà per i fan della Mercanti e di Offique abbiamo in mente a breve termine qualcosa che li metta alla prova e li faccia divertire incrociando i vari social media, ma questa è una sorpresa e non dirò di più.